domanda più avanti, rimaniamo pure sulla prima. Per passare all'argomento di cui mi è chiesto di parlare stasera, dobbiamo fare un bel salto di scala. Abbiamo fatto prima un ragionamento di politiche di mobilità a scala territoriale e dobbiamo invece prendere la lente di ingrandimento e appoggiarla su Como, perché parlo di un progetto infrastrutturale in questo momento, un progetto che interessa il territorio di Como, che ha già destato qualche curiosità perché era atteso da tempo, di cui il Comune di Como però non è il diretto committente né il diretto appaltatore. Si tratta di un progetto studiato e che verrà realizzato direttamente da RFI e riguarda la stazione di Abate Camerlata. Vedo anche il progettista in sala, per cui magari qualche domanda potremmo farla direttamente a lui più tardi. Si tratta di un progetto che ha diciamo che parte da lontano, che interessa una stazione sul territorio comasco e che parte dal ragionamento che la peculiarità del sistema ferroviario comasco è quella di avere una doppia linea ferroviaria, la linea diciamo gestita da RFI e l'altra quella gestita dalle Ferrovie Nord, cioè tutto tra i nord, che sono in alcuni punti molto vicine. Per cui questi binari che ad una distanza molto ravvicinata percorrono un tratto in parallelo hanno sempre significato la fantasia di molti progettisti, perché una stazione passante che potesse fornire il servizio ferroviario, soprattutto passeggeri, sfruttando entrambe le linee, veniva abbastanza spontaneo, cioè se ne è parlato in passato con tante declinazioni diverse. RFI ha fatto una proposta ultimamente, che stiamo ancora valutando, quindi si tratta di un progetto abbastanza fresco, che verrà finanziato con un fondo FESR dall'Unione Europea attraverso Regione Lombardia, che è in elaborazione proprio in questo momento. Quindi l'inquadramento generale e avanti, grazie. Questa che è l'area interessata, un'area che tra l'altro verrà interessata anche dalla tangenziale di Como, che è in questo momento in fase realizzativa, il cantiere è aperto proprio in questo momento. In particolare si tratta di agire sulla stazione di Albate, stazione intesa come servizio ferroviario passeggeri, quindi stazione di edificio fisico, che verrà potenziata associando al servizio della banchina attualmente esistente, binario Ferrovie Nord, un servizio che invece si sposta sulla banchina tra due RFI. La stazione di Camerlata attualmente esistente a RFI verrebbe soppressa, cioè la fermata e tutto il servizio verrebbe spostato in continuità su quell'altra stazione, che si trova più o meno in corrispondenza del perimetro evidenziato. Avanti. Il progetto infrastrutturale è abbastanza complesso, prevede una serie di interventi che permettono l'accesso a quest'area che vedete disegnata in grigio, associa la realizzazione di una banchina per il servizio passeggeri a tutta una serie di servizi accessori, che direi che accessori sono essenziali al servizio ferroviario, ma inteso come servizio che deve essere messo in concomitanza con una forte intermodalità, per cui una stazione del trasporto pubblico locale, intesa come servizio autobus, e un parcheggio da circa 160 posti, se non sbaglio, per un'intermodalità ferro-gomma. La realizzazione degli svincoli di tutta la banchina con le infrastrutture che comprenderà la nuova stazione è parte del progetto. E poi ho portato qualche rendering. Avanti. Si tratterà in sostanza di associare alla banchina già esistente quella sull'altro binario ferroviario, per cui una serie di sovrappassi e di rampe consentiranno di scavalcare dall'uno all'altro delle due banchine per associare i due servizi, con un evidente vantaggio per tutto il traffico pendolare sulla direttrice Milano-Lugano-Bellinzona, per capire, quindi tutto il servizio Tiro e tutto il servizio su Milano in particolare. Il sistema di rampe, risalite e discese permette di ovviamente fruire con una contemporaneità assoluta dei due servizi. Non abbiamo ancora l'orario né il programma di esercizio di questa nuova stazione, per cui non sono ancora in grado di definire bene il servizio che verrà fornito, ma è evidente che l'associazione dei due andrà a potenziare in questo modo il servizio in generale. Queste sono le illustrazioni che per ora abbiamo raggiunto del progetto, che è in questo momento al definitivo, per cui non
andiamo ancora in dettaglio oltre questa scala grafica. Aggiungo soltanto, perché poi entrare nei dettagli in questo momento di un progetto che ancora a questo livello di definizione non è ancora possibile, che è in fase di valutazione da parte nostra l'impatto sulla mobilità locale. Certamente si tratterà di portare un beneficio evidente e insindacabile per tutto il traffico pendolare su ferro, cosa di cui siamo convinti sostenitori, perché cittadini comasi che percorrono quella strada sono molti e andiamo anche a fornire un servizio che interessa tutto il bacino provinciale, direi, soprattutto come sul Como Est. Abbiamo qualche perplessità, ma stiamo ancora esaminando il progetto e stiamo interloquendo con RFI sul riflesso che questo avrà invece sulla mobilità urbana, perché uno dei problemi di questa futura previsione è quello di andare a sopprimere una stazione che è esterna all'ambito urbano per andare a trasportarla molto più vicino al centro città, che vuol dire anche inevitabilmente attrarre del traffico, soprattutto traffico auto, verso il centro. Vero è che è previsto un interscambio con il TPL, che vuol dire interscambio per noi con la gomma del servizio auto, questo si tratterà di capire se questo è nei modelli studiati una previsione favorevole e positiva a sostegno invece dell'alleggerimento del traffico auto privato sul centro città di Como. Un brevissimo spot che ripeto è un progetto di cui volevamo dare qualche anticipazione perché se ne sta parlando in queste settimane e la stampa aveva già dato anche qualche informazione. Capirete che è in fase di elaborazione, quindi potrebbe subire qualche modifica, potrà ancora essere soggetto a cambiamenti. I contenuti però che RFI per ora ci ha comunicato sono questi, con qualche domanda magari dopo potremo approfondire.